berlina o come in questo caso wagon, la Skoda Superb è un'auto particolarmente importante. 4,80 m, in questo caso un motore 2 litri da 150 cavalli e spazio per tutte le necessità. La prima cosa che balza all'occhio ed è sempre così per un'auto è il look, il design, e in questo caso la Skoda ha fatto un ulteriore passo avanti, ma del resto sono anni che la Skoda si sta lentamente conquistando una grande fetta di mercato, perché da un marchio che forse non piaceva più di tanto oggi è diventato, ed è una realtà non solo di questo periodo, un'auto particolarmente apprezzato per le sue caratteristiche, partendo innanzitutto dal design. La Superb adotta una nuova piattaforma tecnologica del gruppo Volkswagen naturalmente ed dispone di tutta la tecnologia della casa tedesca, ma quest'auto va apprezzata soprattutto per lo spazio. Si è lavorato molto all'interno per avere tanta capacità di carico con la flessibilità dei sedili posteriori e poi, perché no, un'auto importante, lo ricordavo, 4,80 m per chi ama viaggiare veramente con attorno a sé un mondo importante, quello della Skoda Superb che andiamo a provare. Ci mettiamo in movimento partendo dalla concessionaria Bonaldi Motori e l'auto nel traffico balza subito all'occhio. La linea di cintura è alta e ben definita, i fianchi sono muscolosi, il frontale è aggressivo e basso, la coda è ampia ma ben proporzionata. Tutto ciò valorizza molto questa che è una grossa wagon. Tutto ciò nonostante il passo abbia guadagnato circa 7 cm per un totale di 2,84 m. Il merito è della nuova piattaforma modulare MQB, ormai denominatore comune del gruppo. Per il resto le misure sono identiche a quella della berlina, ovvero 4,85 m di lunghezza e 1,86 m di larghezza. Ma torniamo credo su uno degli elementi distintivi, il punto forza, il primo colpo d'occhio, il design. Il design siamo convinti essere sicuramente il principale. Su Superb ha raggiunto il massimo sviluppo. Il centro design di Skoda Auto ha fatto un lavoro veramente eccelso e curato nei minimi dettagli praticamente su tutte le varie sfaccettature della vettura e su tutti i lati, dal frontale, con un frontale rifatto totalmente sia nella calandra che nel cofano che nel gruppo ottico, dal laterale con delle linee orizzontali che ne danno eleganza e importanza veramente molto molto elevate. E, oltre che la silhouette più tipica di una coupé quasi piuttosto che di una berlina, fino ad arrivare al posteriore che a volte viene un po' trascurato e che invece anche in questo caso gode di un design e di un'immagine molto molto azzeccata. La Skoda Superb Wagon versione 2016 certamente ha questa grande caratteristica del piano di carico. Sono 27 litri in più rispetto al modello precedente che portano a 660 litri la cubatura, ma anche una serie di accortezze facilitano la vita quantomeno di chi l'auto la vuole usare anche per carichi ingombranti. Per esempio, oltre i 3 metri viene in aiuto lo schienale ripiegabile del passeggero, per la tavola da surf nessun problema. Reclinare i sedili posteriori è facile, basta tirare una leva e il gioco è fatto. E poi c'è l'apertura senza mani del portellone e la torcia staccabile, utilissima in caso di pane al buio, oltre ai tanti ganci di fissaggio sparsi qua e là per buste e bagagli. Ma la wagon ha una linea decisamente affascinante, ma forse ancora di più è la berlina che ha colpito per le sue caratteristiche. Effettivamente è stata lanciata praticamente in contemporanea, ma il design è iniziato sulla berlina. Il claim di Skoda Auto nel lancio internazionale era driving in style e driving in space, dove il driving in style era più abbinato alla berlina che non alla station wagon, e il driving in space ovviamente è più abbinato alla station wagon. Per cui concordo, effettivamente la berlina stessa è molto azzeccata e devo dire che anche a livello di vendite, perché in realtà è già in commercio la berlina da un paio di mesi, abbiamo avuto degli ottimi riscontri. Il nostro breve viaggio, tra virgolette, finisce qui. L'abbiamo provata, l'abbiamo vista, ma soprattutto l'abbiamo analizzata attraverso tutte le informazioni che il gruppo Volkswagen naturalmente dà al momento del lancio di queste vetture. Non resta come sempre che provare le vetture. È un'iniziativa questa del gruppo Bonaldi, siamo qui nella sede
storica di Bergamo, un punto di riferimento importante del marchio tedesco, della Gruppo Volkswagen e soprattutto della Skoda Superb, che è stata la protagonista di questa prova di contagiro.